Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: Ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. Natanaele gli domandò: Come mi conosci? Gli rispose Gesù: Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto il fico. Gli replicò Natanaele: Rabbì, se tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Gli rispose Gesù: Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto il fico, credi? Vedrai cose maggiori di queste. Poi gli disse: in verità vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo. Fratelli, oggi è questa festa bellissima dei santi arcangeli, Michele, Raffaele e Gabriele. Io ho appena terminato di vedere, di contemplare il cielo aperto. L'ho visto in questo viaggio del Santo Padre a Cuba e negli Stati Uniti, e l'ho visto adesso, è finito da poco, un incontro vocazionale organizzato dal Cammino Neocatecumenale, del quale faccio parte, c'erano l'iniziatore del Cammino Neocatecumenale Chico Arguello, con il Vescovo di Filadelfia, altri cardinali, il cardinale di Boston, e moltissime persone, moltissimi fratelli del Cammino Neocatecumenale venuto da tutti gli Stati Uniti e anche da altre parti dell'America e anche da altre parti del mondo. E dopo l'annuncio della buona notizia, l'annuncio del Vangelo, una predicazione, ci sono state delle chiamate, cioè delle chiamate vocazionali, come già accade da molti anni, in varie occasioni, soprattutto in occasione delle giornate mondiali della gioventù. Ieri, sabato, è stata celebrata, domenica, sabato e domenica è stata celebrata a Filadelfia la giornata mondiale della famiglia, e in occasione di questa giornata mondiale è stato organizzato questo incontro, principalmente vocazionale per famiglie che vadano a evangelizzare nei posti più difficili del mondo, nei posti più scristianizzati o dove il Vangelo ancora non è arrivato, come soprattutto in Cina. Moltissime, moltissime, un fiume, come un fiume in piena, le famiglie con i loro figli. Hanno dato la loro disponibilità, hanno accolto la chiamata del Signore. Famiglie, ragazze, per i monasteri di clausura, per l'evangelizzazione, per l'aiuto all'evangelizzazione e moltissimi ragazzi che hanno sentito, hanno accolto la chiamata al presbiterato, al sacerdozio, per seguire queste famiglie, per aiutarle, per essere alla testa di comunità cristiane che diano i segni della fede, la fede adulta, nelle zone dove saranno inviate, dove sono richieste e saranno richieste dai vescovi, nell'Asia, ma in tutto il mondo. Ecco, questo Vangelo che abbiamo proclamato, io personalmente l'ho visto realizzato. L'ho visto realizzato in questo incontro perché lo vedo realizzato nella mia vita. Io sono qui in Giappone con tre famiglie, in missione da tantissimi anni. Io sono 25 anni, da 25 anni sono qui in Giappone con le famiglie. Con alcune famiglie sono 25, poi altre sono venute più recentemente, con i loro figli. E questo Vangelo, esattamente questo Vangelo, si sta compiendo, come si è compiuto in questo incontro di Filadelfia, dove la predicazione del Vangelo, la predicazione del Kerygma, l'annuncio della buona notizia, ha fatto scoccare una scintilla preparata dalla combustione di anni e anni e anni di cammino di fede, di anni e anni in cui le persone hanno ascoltato la parola, si sono nutriti dei sacramenti, sono stati guidati dalla Chiesa. Angeli che hanno annunciato
ai futuri angeli il Vangelo, che questi futuri angeli annunceranno a loro volta ad altri angeli. Oggi meditavo molto su questa parola, angelos, che vuol dire messaggero, e la prima lettura, la seconda lettura dell'ufficio, delle letture di oggi, di San Gregorio Magno, dice: è da sapere che il termine angelo denota l'ufficio, non la natura. Un'affermazione secca. Messaggero. E messaggero di che cosa? Diceva in una catechesi bellissima, Santo Padre Benedetto XVI, sugli angeli, che tra l'altro i vescovi erano chiamati angeli nella chiesa primitiva, diceva questa cosa. Vi leggo questo pezzettino perché è molto molto importante. Gli angeli portano Dio agli uomini, aprono il cielo e così aprono la terra. Proprio perché sono presso Dio, possono essere anche molto vicini agli uomini. Gli angeli parlano all'uomo di ciò che costituisce il suo vero essere, di ciò che nella sua vita tanto spesso è coperto e sepolto. Essi lo chiamano a rientrare in se stesso, toccandolo da parte di Dio. Per questo la missione degli angeli definisce quella della Chiesa. Non a caso, alle origini, i vescovi erano chiamati angeli. Fratelli, un angelo è colui che vive nella piena contemplazione di Dio, che vive nell'intimità profonda con Dio. E proprio per questo, proprio per vivere nel cuore di Dio, è come rimbalzato, come inviato appunto a portare, a trasmettere, ad annunciare questo amore agli uomini. Perché chi vive in Dio, vive di Dio. Dice, come il figlio dell'uomo che vive per Dio. Cioè, vivere per Dio vuol dire vivere per Dio, vuol dire vivere per Lui, ma vivere in Lui, vivere per grazia di Lui, in virtù di Lui. Allora, un angelo è colui che ha vissuto profondamente, ha ricevuto nella sua vita l'annuncio che ha cambiato, che l'ha cambiata, l'annuncio che l'ha fatto partecipe della natura divina, l'annuncio del perdono dei peccati, che la morte è vinta. La morte, fratelli, è vinta, cioè è vinto il peccato, è vinta l'incapacità di amare, è vinta la nostra schiavitù, è vinta l'infelicità, è vinta la parola fine su tutte le relazioni, è vinta la caducità, è vinta la corruzione dei nostri pensieri, dei nostri sguardi, delle nostre parole, è vinta questa natura malefica che si è il peccato. Che abita in noi, che ha preso possesso di noi e che ci obbliga a vivere tutto in funzione di noi stessi, di vivere ogni relazione, il lavoro, tutto lo studio, la fidanzata, tutto per saziare noi stessi, per offrire tutto a noi stessi, per dare un senso alla nostra vita, senza riuscire a darlo, quindi vivendo in una continua, totale frustrazione. Diceva Benedetto XVI, quello che è sepolto, cioè noi viviamo sotto la nostra vera vita. La nostra vita autentica, fratelli, attenzione che questo a me interessa tantissimo, questo è quello che oggi il Vangelo ci dice, legato a questo incontro, a questo evento eccezionale che è stata la visita del Papa e questo incontro vocazionale di Filadelfia, come una risposta, come un sigillo all'invio che aveva fatto il Papa, se ricordate domenica. Prego perché tutte le famiglie del mondo possano essere evangelizzatori, evangelizzatrici, annunciare l'amore, la riconciliazione, la pace. Questo si verifica e si realizza in una comunità che ascolta una parola, che ascolta una buona notizia, che ha il potere di fare che cosa? Quello che diceva Benedetto XVI qualche anno fa, di togliere quello che è sopra, quello che si è messo sopra, che quello che
si è adagiato, che opprime la nostra anima, che opprime il nostro cuore, che opprime la nostra mente. Il peccato che ha preso dimora dentro di noi e ci soffoca, e soffoca la nostra vera natura, la nostra vera dignità. Sepolto sotto di noi c'è quello che Gesù ha visto in Natanaele. Dice, ecco un uomo, un israelita, in cui non c'è falsità. Questa frase è quella che, come si dice, quando entra un giocatore, no? In una partita, che la squadra sta giocando male, e non riesce, oppure una squadra che deve vincere, che vuole vincere e si trova a impattare contro una difesa arcigna con 11 uomini dietro la linea del pallone, insomma, voglio dire, una partita che sta in un impasse, che è frustrata. Magari una squadra che è stata costruita per vincere il campionato, per vincere le coppe, si trova di fronte nel momento decisivo, si trova. O nei momenti decisivi delle partite si trova a impattare, no? Contro questi muri, che è il demonio. Questa squadra costruita, per vincere, che è la tua vita, sapete, no? C'è un obiettivo con il quale noi siamo nati, che è vivere all'immagine e alla somiglianza di Dio. L'immagine e la somiglianza di Dio. L'immagine te la dà Dio, la somiglianza la crei tu, no? Diceva prima Chico Arguello in questo incontro, con i colori che tu dai e che Dio lì ti benedice, ti sottolinea, ti dà tutto bellissimo, stupendo, meraviglioso. Ma il peccato frustra, è come questo arco teso che non arriva all'obiettivo, ma arriva a metà strada, o se vuoi arriva davanti ai tuoi piedi, perché tu non hai forza, perché lì si è messo qualcuno, che è il demonio con la menzogna, che ti ha rotto quell'arco, no? L'ha reso impotente. Bene, in questi momenti della vita, che forse è questo quello che tu stai vivendo oggi, corri, corri, ti dai da fare, ma impatti contro una difesa, contro un muro, che è la menzogna del demonio, che sono le tentazioni, che è quel peccato ricorrente, che forse ti stai masturbando, che forse sei schiavo della pornografia, che forse stai dentro un giudizio profondo verso tua moglie, o tuo marito, o i tuoi figli, che sei attaccato al denaro e non riesci a uscirne perché ti manca sempre, perché con il denaro pensi di poter riscattare una vita di povertà, delle prese in giro da piccolo, non lo so. Questa squadra avversaria, che è quella del demonio, che sta lì davanti alla porta e ti impedisce di vincere la tua battaglia, di vincere la battaglia della vita, cioè di entrare nella felicità, di vivere secondo la volontà di Dio, di vivere secondo quello che è l'immagine, la somiglianza di Dio che porti dentro. Allora c'è qualcuno che spacca la partita. Si dice così, entra dalla panchina un giocatore che spacca la partita in due. Chi è questo giocatore? Chi è? È Cristo. È Cristo che oggi viene annunciato a te. Come? Cos'è che spacca la partita oggi? Cos'è che spacca la mia partita? Vi confesso, se sono entrato questa mattina, non so perché, mi sono alzato con un'angoscia. Come succede? Vedendo la difficoltà molte volte di questa missione. Ah, entra questo Vangelo che mi ha rallegrato infinitamente, che ha spaccato la partita di questa giornata, che spacca ogni giorno una partita della nostra vita. Qual è? Io ti ho visto sotto il fico. Io ti ho visto sotto il fico, come un uomo senza malizia. Sapete, il fico è immagine della scrittura. Chi siede sotto il fico è immagine del rabbino, immagine dell'israelita, che sta all'ombra della parola, in una comunità cristiana che ascolta. Lì, all'ombra della parola, allora la parola è Gesù Cristo, ci vede senza malizia. A me, cioè, ditemi se non riuscite a piangere di fronte e a commuovervi di fronte a questa notizia impressionante. Gesù Cristo ti vede oggi senza malizia. A te, a me, che di malizia ne abbiamo da vendere e diventiamo ricchi. Malizia in tutto, perché la malizia, dice il Salmo, no? Ti ho manifestato il mio peccato, non ho tenuto nascosto il mio errore. Ho detto, confesserò al Signore la mia colpa. E tu hai rimesso la malizia del mio peccato. C'è il peccato, che è quello che si manifesta, e c'è una malizia del peccato, cioè quella radice velenosa, che fa uscire questo pus,
virulento, questo pus che avvelena tutta la nostra vita, ma questa malizia che è l'origine, il peccato originale. Gesù Cristo ci ha visto prima del peccato originale, cioè ci ha visto secondo l'immagine e la somiglianza, ha visto se stesso in noi. Questa è la notizia impressionante, così ti guarda Cristo. Così guarda Cristo tuo figlio, così guarda Cristo il peggior peccatore della terra, così guarda Cristo Natanaele e te oggi. Questo sguardo di amore di Gesù Cristo su di te e su di me è quello che spacca la partita, cioè è quello che ci fa entrare in porta, quello che ci fa vincere la battaglia contro la menzogna, è quello che apre il cielo. Vedo il cielo aperto. Fratelli, la nostra felicità, la felicità di ogni uomo è vedere il cielo aperto. È vedere il cielo aperto. Vedere il cielo aperto nella storia. Vedere il cielo aperto nella terra più buia e più triste che stiamo calpestando. Nel matrimonio, nel lavoro, nelle relazioni, nella malattia. In un cancro terminale, nella precarietà economica, nella difficoltà di relazione di tutti i giorni, in tutto quello che il demonio ha buon gioco e ci obbliga a peccare con la sua menzogna, dicendoci che dobbiamo essere noi Dio e decidere noi come spangarla, come riuscire nella vita, obbligandoci ad offrire, come abbiamo detto prima, tutto a noi stessi, in questa terra limitata, che sembra più che altro sabbie mobili che ci ingoiano sempre di più, abbiamo bisogno di vedere il cielo aperto, abbiamo bisogno di vedere che c'è lì un'apertura, che c'è lì un buco in mezzo a questo cielo di piombo che il demonio ci ha dipinto, e vedere oltre, vedere la vita eterna, vedere il destino. Questo destino, questo cielo è quello che riverbera nella nostra vita, quello che dà colore, sapore, identità, bellezza, autenticità, gioia alla nostra vita così com'è, cioè che riempie di sapore l'insapore vita di tutti i giorni, che riempie di sapore, di bellezza, di eccezionalità l'ordinarietà della routine di tutti i giorni. Questo, di questo noi abbiamo bisogno, perché noi siamo nati per vivere eternamente, e se non viviamo eternamente il finito, cioè se non viviamo con uno spirito eterno quello che è finito, cioè se non irrompe questa natura nuova, questa vita eterna che spacca la partita, noi rimaniamo frustrati, schiacciati in quattro mura, prigionieri. Per questo siamo sempre incavolati, sempre mormorando, sempre, come diceva Leopardi, con questa sensazione dentro di incompiutezza, di frustrazione. Il sabato del villaggio, sì a Silvia, tutte queste poesie che sono le nostre vite, spesso i nostri figli che per questo si drogano, che per questo cercano di fare l'amore con le ragazze, perché sempre devono saziare questo bisogno di infinito. Ma se oggi questo sguardo di Cristo dal cielo, che guarda questo uomo che sta sulla terra che sei tu, scende Cristo questa scala e porta lo sguardo di Dio su di te, porta il paradiso su di te, porta il paradiso dentro di te e lo riconnette con quello che c'è nascosto, diceva Benedetto XVI, sepolto. Se c'è questo meccanico, questo che mette queste pinze, no? Che quando il motore non parte, ci vuole un'altra macchina da cui viene l'energia e mettere queste pinze. Ecco, questo è il kerigma, questo è l'annuncio della buona notizia, questo è l'annuncio del Vangelo, questo è quello che fa oggi Cristo, questo è quello che fa un angelo. Prende queste pinzette sulla tua batteria ormai morta. Che cosa? Tocca, perché in quella batteria, perché nella tua vita non c'è la malizia. C'è una parte che è senza malizia, come stava nel figlio prodigo, quando rientra in se stesso. C'è quella parte nascosta che l'angelo viene e pulisce tutto con la buona notizia, pulisce tutto con la luce della quale risplende, perché un angelo vive di Dio, porta Dio che ha dentro di sé e lo porta e ti fa rinascere. Questo è l'annuncio del Vangelo, questa è l'opera della Chiesa, questo è un angelo, cioè un messaggero. Per questo, Raffaele, tu
Hai bisogno di Raffaele. Che cosa? Medicina di Dio. Cioè che curi profondamente le nostre relazioni malsane, morbose, genitori figli, marito moglie, amici, fidanzati, figli genitori. Che curi profondamente le nostre ferite. Che curi al profondo, che porti questa medicina di Dio, che è l'amore e la misericordia. Per questo abbiamo bisogno di Gabriele, e che ci porta i grandi annunci, gli annunci più grandi, quelli più importanti. Perché? Perché porta la forza di Dio, vuol dire forza di Dio, no? La forza di Dio nella nostra debolezza, come è successo alla Vergine Maria, Vergine, cioè debolissima. Immagine della debolezza, dell'impossibilità di avere un uomo, di avere un figlio, non conosco uomo. Ecco, tu e io che non conosciamo uomo, che siamo impotenti, in certo senso vergini, non per nascita ma per causa del peccato, impotenti, infecondi, arriva la fortezza di Dio che dice no, tu avrai un figlio, tu avrai una natura nuova, tu avrai una vita nuova, tu amerai, ci sarà Cristo dentro di te. E tu, e oggi, come tutti i giorni, arriva a te, perché te e io abbiamo bisogno di Michele, che questa natura nuova, che questo spirito che spacca le partite, che spacca la nostra vita portandoci nella vittoria, ci protegga e combatta per noi, e combatta al nostro fianco contro il demonio, perché c'è una guerra nel cielo e sulla terra, un combattimento escatologico fino alla fine dei tempi, nel quale noi siamo partecipi. Quali sono partecipi i tuoi figli, la tua famiglia, la tua comunità cristiana, che è fare la volontà di Dio, che è ricevere lo Spirito Santo e che lo Spirito Santo ci porti ad amare, ad essere crocifissi per gli altri, ad amare veramente, a essere quello che secondo la volontà di Dio. Io pensavo tanto in questi giorni alla croce, pensavo alla croce per le persone che sono ammalate, che conosco, pensavo alla croce la croce della missione, le difficoltà, le sofferenze, la precarietà, il rifiuto. La croce è questa scala di cui parla, che è la scala di Giacobbe, sapete che Giacobbe fuggiva, fuggiva da suo fratello, fuggiva da tutto, ma si trova a un certo momento a riposare in un posto, e vede un cielo, il cielo aperto in un sogno, no? E vede una scala, qui salgono e scendono gli angeli di Dio, è questo di cui parla Gesù, a questo fa riferimento Gesù nel Vangelo di oggi. E dice, porca miseria, dice, mamma mia, dice quando si sveglia, questa è proprio la porta del cielo, qui proprio Dio si è rivelato a me. Ecco, la tua vita, la mia vita, ogni istante della mia vita ha bisogno di essere vissuta come la porta del cielo, da dove salgono e scendono gli angeli. Che cosa vuol dire, fratelli? La croce. La croce è questa scala, la croce, fratelli, la croce che è come un'interfaccia, che ci mette a contatto con la gioia di Dio, che dice, dicono i padri, no? Che gli angeli portano la gioia di Dio sulla terra. Allora, vivere nella gioia di Dio, vivere una vita interiore alla destra del Padre, già essere risorti con Lui, in questo amore, nella vita nuova, noi siamo già parte del cielo, noi siamo già nell'intimità di Dio, noi già siamo in questa unità profonda con Cristo, che è impronta della sostanza di Dio, e noi siamo dentro in questa impronta che è sigillata in noi, e che ci attira dentro alla comunione del celeste, questo amore profondo, diceva Chico, ripeteva Chico Arguello, ma quello che dicono i padri della Chiesa, amare Cristo e tutto il resto è vanità. Amare Cristo, tutto il resto è vanità. Amare Cristo significa vivere crocifissi con Lui, perché da una parte significa essere qui sulla terra interfacciati, cioè guardando al cielo come un angelo, costantemente contemplando il volto di Cristo che mi ama. Questo lo posso fare soltanto ascoltando la sua parola, pregando l'ufficio della Chiesa, pregando il rosario, leggendo, scrutando la scrittura, inginocchiandomi davanti al Santissimo, cioè vivendo costantemente con la preghiera del cuore, la preghiera interiore, no? Signore Gesù Cristo, abbi pietà di me. Vivendo sempre costantemente alla presenza di Dio, dice il dolce ricordo di Cristo sulle labbra, nel cuore e nella mente, da una parte. Dall'altra, offrire, amare nella sofferenza, amare nella croce, perché la gioia celeste arrivi nel dolore terrestre, nel pianto terrestre. Questo è l'opera dell'angelo, questo ha fatto Cristo con noi, questo ha fatto la Chiesa con noi. In questo noi siamo chiamati a essere trasformati, a vivere,
questo fiume di gente, di famiglie, di ragazzi, ragazze, di famiglie con figli che ho visto in questo incontro vocazionale è il compimento di tutto questo, cioè gli angeli hanno toccato il cuore di queste persone, la Chiesa ha gestato come in un tesoro, come in uno scrigno, come in un tabernacolo, questo cortocircuito, queste pinze della parola e dei sacramenti che hanno rimesso in moto la natura divina dentro le persone, l'immagine e la somiglianza. Questo è arrivato un momento che dice: no, io sono chiamato a essere un angelo. Ecco, la tua vocazione, la mia vocazione, fratelli, è quella di essere angeli. Angeli per questa generazione. Angeli. Angeli. Saziarci di Cristo. E in Cristo dare la vita, morire, da una parte la gioia, da una parte il dolore della croce, per entrare nel dolore di tutte le persone, per portare i peccati degli altri, per entrare nei letti di ospedale, per entrare nelle periferie, nelle spazzature, dovunque c'è un peccatore, dovunque c'è una persona dispersa, dovunque c'è una persona che ha bisogno di Cristo. Questo tutto è la Chiesa. Nella Chiesa noi possiamo vivere questo, nella Chiesa possiamo vivere questa la nostra vocazione ad essere angeli, dice, non è la natura ma è il ministero. Noi possiamo diventare angeli essendo dei poveri uomini, dei poveri peccatori, guardando costantemente Cristo nella comunità e con la comunità e nella comunità cristiana uscire verso il mondo ad annunciare, a togliere lo sporco, lo schifo, il pus per arrivare alla malizia. Per arrivare alla malizia, perché Cristo possa avere potere sulla malizia dell'uomo e lì riscoprire la bellezza, andare a tutti, andare ai nostri figli, andare alle persone che ci sono accanto, andare ai colleghi di ufficio con questo sguardo di Cristo che ha avuto su di te. Ecco uno su cui non c'è malizia. Queste sono le cose più grandi, fratelli, le cose più grandi che ancora non abbiamo visto. Siamo chiamati a vivere cose più grandi che ancora non abbiamo visto. L'amore. L'amore infinito che si espande, che si manifesta, che fa spaccare la vita delle persone, che la cambia profondamente, che la conduce nella pace, nella gioia. Coraggio, fratelli, coraggio. Stefano, Santo Stefano, è la figura che vi lascio qui oggi, sotto le pietre, sotto la sassaiola della lapidazione alla quale era stato condannato, le aveva detto la verità, guarda il cielo e lo vede aperto, e vede il figlio dell'uomo alla destra del padre, e vede lui stesso insieme al figlio dell'uomo, no? Vede Dio, e che cosa vedono gli uomini che lo stanno lapidando e uccidendo? Il suo volto come quello di un angelo, dice la scrittura, il cielo. Allora la nostra vita vera, autentica, in Cristo, nella comunità cristiana, sarà oggetto di pietre, sarà oggetto di rifiuto. Alcuni ci daranno eretici, alcuni ci daranno distruttori del mondo, della società e della modernità e della civiltà, e saremo messi sotto un fuoco di pietre lì contempleremo il volto di Cristo, il cielo, il nostro destino. Contempleremo come in uno specchio la nostra vita, già in cielo, già nell'eternità. Forse da un letto d'ospedale, forse dal letto del cancro, forse dal letto dalla croce di quello che stai vivendo oggi. E chi starà accanto a te? E chi vorrà ucciderti? Chi vorrà toglierti di mezzo? Chi ti contesterà? Chi ti rifiuterà? Vedrà in te il volto di un angelo. Il cielo. Una porta sul cielo. Ecco quello a cui siamo chiamati. Ecco la nostra vera felicità, essere una porta aperta sul cielo dalla nostra debolezza, per ogni uomo. Buona giornata, buona festa.